Buonasera e benvenuti alla terza puntata della rubrica Il rischio di pensare, dedicata agli studi del biologo inglese Rupert Sheldrake. Oggi ci occuperemo di telepatia, cui abbiamo già accennato nella puntata precedente. Che cos'è la telepatia? Secondo Sheldrake, la telepatia può avere due forme. Una prima forma, nella quale avviene uno scambio di pensieri tra due soggetti, da un soggetto che pensa a un altro che percepisce il pensiero. E può trattarsi anche di animali, non necessariamente di uomini, non è una prerogativa dell'essere umano. La seconda forma è quella dell'avvertimento. Un soggetto in pericolo manda un messaggio di avvertimento a un altro soggetto che lo riceve e percepisce la situazione di pericolo nella quale si trova il soggetto chiamante. Si tratta di due forme di telepatia che sono vicine ma non uguali. E i test accertano che i risultati aumentano, diventano maggiormente positivi nel caso in cui i soggetti che vengono che partecipano ai test si conoscono in precedenza e hanno già un rapporto stretto tra di loro, il che sembra istituire che ci sia un legame tra le persone. Di che tipo di legame si tratta? Sheldrake ne ha parlato come di una banda elastica che, se tesa, quindi ecco, strattonata in caso di pericolo da parte di qualcuno, fa vibrare le estremità opposte e quindi il soggetto viene richiamato. È una teoria che li applica anche al caso dei piccioni viaggiatori di cui parleremo in seguito e delle loro capacità di tornare e ritrovare la strada di casa, che nessuno ancora oggi sa spiegare diversamente. Quindi si tratterebbe di una relazione tra due persone basata su questa specie di banda elastica che viene tesa alle due estremità. Questa teoria della banda elastica contribuisce a spiegare la seconda forma di telepatia, quella del caso di pericolo, e non la prima, che è ancora oggetto di studio. E soprattutto accomuna uomini e animali, perché anche gli animali sono coinvolti nelle stesse manifestazioni. Il che ci riporta a un'importante considerazione di Sheldrake che approfondiremo in seguito, e cioè che se la telepatia esiste si tratta di un fenomeno naturale, non sovrannaturale. Questo tipo di telepatia, basato diciamo sulla banda elastica, è anche spiegabile facilmente in termini evolutivi. Per chi ha più probabilità di sopravvivere, ovviamente colui che è in grado di mandare un segnale a qualcun altro in caso di pericolo e a farsi aiutare in questo modo. C'è tuttavia un'altra qualità, un'altra abilità, capacità, che non sappiamo ancora spiegare e che è la precognizione. Di questo parleremo nella prossima puntata.